Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi andiamo a fare tre esercizi molto interessanti con la katana. Ovviamente questa che io ho in mano è una katana vera, quindi se voi veniste a vedere ha una lama molto affilata. Io ho fatto vedere la prima parte facendo questa, però vi andrò a spiegare dopo che cosa dovete utilizzare voi. Quindi all'inizio ovviamente non si andrà mai ad utilizzare una katana vera, ma andiamo ad allenarci con un Bokken che adesso vi faccio vedere e vi mostro. Anzi, vi faccio vedere subito. Eccolo qui. Quindi va a simulare il Bokken una katana vera, ha la stessa grandezza, ok? Ne potete trovare di diversi tipi. La cosa interessante però, proprio si chiama Bokken, la cosa interessante sarebbe però trovarle con il fodero. Ci sono identiche, uguali, ma hanno anche il fodero per poter imparare l'estrazione, che è quello che faremo oggi. Oggi andremo a imparare l'estrazione, quindi come estrarre, ok? Quindi come fare due tipi di colpi, come pulire la katana e andarla a reinserire all'interno del fodero. Questo materiale, okay, con la quale io ho questo Bokken è un ciliegio, okay, ne esistono di diversi tipi, anche di diversi costi, partono da una trentina di euro a poter salire in base alla qualità del legno, e sono interessanti anche poi per fare i combattimenti. Vi mostro un po' tutte e due le cose, sia come farlo con quella reale inizialmente e poi come passare sul nostro Bokken. Quindi adesso iniziamo subito con i nostri esercizi. Allora, prima cosa molto importante è avere una cintura, ok? In questo caso ho messo una delle mie cinture. Come sapete, io sono maestro cintura nera sesto dan, per questo che vedete qua le tacchette, anche se nella nostra scuola realmente la mia cintura è rappresentata con cintura nera di base e il rosso tutto intorno, quindi quella che mi vedete normalmente quando sono in kimono, quando insegno, ok? Queste di solito le tengo per quando facciamo stage, combattimenti o sono ad esempio fuori all'estero. Spesso metto anche questa cintura perché a volte i colori sopra la cintura non sono capiti subito da tutti, ma una cintura nera con le varie tacchette si capisce subito il livello, okay, che dovrebbe avere quel tipo di maestro. Poi non è sempre vero, ma insomma, la maggior parte delle volte è un po' più semplice da dimostrare. Adesso io dovrei sciogliere qua il nodo della katana, attaccarlo sulla cintura, cosa che non farò. Vi faccio vedere semplicemente un po' le cose che dobbiamo fare. Allora, la prima cosa che molti non sanno è che la katana va inserita all'interno della cintura, ma al contrario, cioè non tiriamo fuori la katana come se fosse una, diciamo, una spada che si vede nei film, no? Di combattimento, dove tu togli la katana con la lama verso il basso. Assolutissimamente no, ma va messa al contrario, quindi mezza luna su con la lama rivolta verso l'alto. Questo è importante, che la lama sia rivolta verso l'alto, perché è importante perché nel momento in cui io voglio andare a sguainare, quindi in questo caso sono messo in questa direzione con il pollice. Ok, con il pollice spingo, vedete? Adesso non so se si andrà a notare, cercherò di zoomare, ma spingendo con il pollice l'apro, la sgancio, perché a volte è attaccata per evitare che possa scivolare, no? Quindi la sgancio. Da questa posizione non ho fatto nient'altro che girare leggermente la katana con la lama rivolta in questo verso, perché il mio obiettivo sarà estrarre, fare un passo e boom, tagliare. Quando io vado a fare questo taglio, ovviamente sarebbe indirizzato probabilmente alla gola, ok? Da questa direzione, andando alla gola, la persona che avrà ricevuto andrà indietro, ok? Allora cosa si fa? Da questa direzione ruoto, boom, la lama dall'altra parte, uno, ruoto dall'altra parte, prendo anche il manico con la parte destra, faccio un passo di destra in avanti e boom. Taglio con tutto il corpo, ok? Adesso voi non sentite, ma c'è la lama che fa proprio il rumore. Avete presente quando tirate giù una corda? Ecco, quello è uno, boom, due,
Da questa posizione che siamo arrivati qui, ovviamente la lama nella realtà sarebbe sporca, no? Di sangue. Quindi da questa posizione rigiro e faccio questo gesto, faccio boom. Da qui faccio una mezzaluna verso sinistra, da destra verso sinistra, perché così si va a pulire, no? Quindi è come se la pulissi. Scola. Da questa parte adesso devo rinfoderare. Allora, guardate bene. Sul manico lascio il mio dito porto pollice e lascio il mio dito indice più lungo, tanto da poter poggiare, vedete, la lama. Nella realtà dovrei avere anche una sorta di fazzoletto, ok, che vedete sempre attaccato alle cinture, perché quando è qui sul dito, sulla mano, metto il fazzoletto perché da questa parte dovrò andare a pulire la katana. Quindi manico dietro, attaccata al fodero, ok? In questa direzione, vedete? In questa direzione, poggiato. Qua potrei avere anche un fazzoletto. Da questa direzione sono qui perché ero in avanti, pulisco la lama, ok? Fino alla fine, tanto da avere la possibilità di poter reinserirla, ok? All'interno, quindi vedete? Sono sempre alla fine, non mi taglio perché la lama è verso l'alto, lo scolo, che sarebbe questa parte qui, è in alto, quindi mi diventa uno fino alla fine. Va bene? Lo faccio in direzione di dov'è la persona che ho colpito, quindi sposto su, quindi fino alla fine controllo. Quando torno indietro, rinfodero. Ok? Allora, diventa molto interessante. Faccio rivedere. Ok? Quindi siamo in questa direzione. Spingo con il pollice, taglio, provo ad andare al rallentatore, giro la lama, afferro, mezzaluna, boom, taglio, ok? Giro, scolo, ok? Boom, aggancio con il mio indice, ok? Per pulire quella che è la lama, reinserisco alzando e vado indietro. Ok? Non è semplice, non è assolutissimamente semplice, quindi ci vuole tanto, tanto allenamento per riuscire a fare questo tipo di esercizio. È per questo che oggi non vi mostro tanti altri colpi. Ok? Se poi è un tipo di video, è un tipo di arma che vi piace imparare, anche perché insomma è l'arma dei samurai, tutta la nostra arte marziale nasce da qui, allora cambieremo, vi farò vedere anche tutta una serie di esercizi, ok? Vi farò vedere il riscaldamento, l'allenamento, quindi in base a quello che mi scriverete, e vorrei farne anche uno dove faccio vedere i primi 10 colpi principali, quindi che c'è tanta roba. Oggi ne abbiamo fatto due, ce ne sono 10 principali molto, molto interessanti, quindi altri 8 rispetto a quello che avete visto. Prendo il bokken. Qui lavoriamo nello stesso modo, ok? Lavoriamo nello stesso modo perché? Perché io me la tengo nello stesso modo, così posso sempre spingere con il pollice, quindi lo so, simulo, taglio, giro la lama, colpisco, pulisco, prendo la mia cintura, se ho il fodero meglio prenderò il fodero, se no prendo la mia cintura, ok? Pollice, vedete, prendo la cintura, la apro, pollice, mio indice sulla lama, ok? Perché vado a pulirla e torno indietro e la reinserisco. Quindi posso allenarmi tranquillamente anche con il mio bokken di legno, va bene? Quindi questa è la prima parte con la quale comprare. Vi metterò un link, diciamo, di uno interessante che se lo volete lo potete acquistare. Di quello che vi serve. Katane vere, praticamente impossibile poterle trovare. Io sono un maestro, ho le mie fonti per riuscire a trovare delle katane vere e affilate, ma ovviamente bisogna avere tutti i permessi poi per poterle detenere, per poterle avere. Invece questo di legno ho quelle da esposizione, le potete trovare un po' dappertutto. Ok, quindi vi faccio rivedere l'esercizio con il bokken. Mi raccomando, sempre la lama verso l'alto, ok? Quindi quando si mette, sono in questa posizione, spingo con il pollice, passo avanti di destra, taglio nella direzione della gola, cambio, aggancio
vado, pulisco con la mezzaluna, preparo il mio indice per pulire, uno, e ritorno indietro. Ve lo faccio rivedere l'ultima volta anche con la katana. Eccola qui la nostra katana e partiamo in questa direzione. Ce l'ho, pollice, spingo, taglio, giro, esco, pulisco, entro e ritorno. Spero che anche questo video tutorial sia stato interessante per voi. Se lo è stato, allora ricordatevi di lasciare un like qui sotto, di condividere il video e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Say, wanna leave you with the shadow.